Ciao ragazzi, oggi trasmetto dalla cucina. Perché trasmetto dalla cucina? Un po' di roba da mangiare da farvi vedere che poi devi andare subito in frigorifero. Allora, non mi ricordo se vi avevo detto che c'è un nuovo negozio vicino a me che si chiama Leader Price. Allora, avevo fatto diciamo un po' di spesa, giusto due cosine. Settimana scorsa con mamma avevamo preso la carne per fare lo spezzatino, che era in offerta a 4 euro al chilo. 4 euro, non mi ricordo, 4, se 4 euro o 4,90. Ammettiamo anche 5 euro. Abbiamo fatto proprio lo spezzatino con quella carne, tutto ok, veramente buono. Grasso non ce n'era quasi, quindi ok. E adesso sono tornata a fare un'altra volta la spesa, due cose che mi servivano. Ho preso questi yogurt qua, questo qua, allora, yogurt intero, questo è alla stracciatella. Sono 500 grammi di yogurt. Questo è latte intero. Questi sono i valori nutrizionali. Quindi questo latte intero, diciamo, è più calorico. A marchio Leader Price. Questo è un altro yogurt, sempre alla vaniglia, che l'avevo già preso con la mamma, veramente molto buono. Sempre 500 grammi, sempre latte intero come l'altro, sempre marchio Leader Price. In pratica, se c'è anche qualche cosa di marca, però se proprio volete risparmiare, roba marchio Leader Price. Poi ho preso la panna cotta ai frutti rossi. Ho detto, ma sì, dai, proviamo. Tanto sapete che a me piace provare nuovi prodotti. Questo qua, fatto in Francia, sono 360 grammi di prodotti e sono 4 monoporzioni da 90 grammi. Questi scadono il 31,5. Adesso stavo vedendo, quindi mi sa che mi devo sbrigare a mangiarli. Poi ho preso 4 panini hot dog, sempre marchio Leader Price. Sono 4, due me li sono già mangiati. Sono 250 grammi di prodotto. Tutta questa roba ho speso in totale 3,72. Lo scontrino purtroppo ieri l'ho buttato, quindi ciao, non ve lo posso far vedere, però mi ricordo 3,72 tutto quanto. In pratica non ho speso proprio niente. Se andavo a prendere un altro yogurt di un'altra marca, sono sempre sotto marche, però ho visto già spendevo un attimino di più. L'unica cosa, diciamo, negativa che mi dispiace è che sempre interi così non ci sono quelli piccoli, sono tutti magri. Io col cavolo che voglio quello magro, perché quello magro sinceramente mi fa venire l'acidità, quindi magro niente. Anche perché mi è capitato una volta di prendermi uno yogurt magro di marca e un altro yogurt magro alla Lidl, sinceramente mi è venuta acidità, quindi col cavolo mai più yogurt magro, proprio magro, massimo parzialmente scremato e intero e basta. Non so, ditemi voi se magari qualcuno ha avuto lo stesso problema, così magari vediamo un attimino di trovare una soluzione, ma non è che quello magro non mi piaccia, il problema è che mi fa venire acidità. Un altro yogurt, ma talmente tanto acido, anche intero, che mi dava fastidio è quello Yomo. La Yomo proprio non la sopporto. Chissà come mai tutti gli yogurt sono meglio della Yomo. Quindi fanculo la Yom, col cavolo che me la riprendo, infatti non me la sono presa più. Sono anni che non mangio più la Yom e sono contenta.
Allora, per quanto riguarda il discorso yogurt, ho preso gli yogurt anche in un altro negozio, l'Eurospin. Sinceramente mi sono trovata male, nel senso che a me davano fastidio, mi facevano venire acidità, quindi niente. Per quanto riguarda la Müller, con la Müller vado benissimo. Questi qua di Leader Price interi vado benissimo. Quali altri yogurt avevo preso? Avevo preso un'altra sottomarca di yogurt che sempre costava poco. Quelli erano parzialmente scremati eppure benissimo. E niente. Questi qua non vi posso dire come sono perché li devo ancora assaggiare. Magari oggi già me ne pappo uno. Vediamo se lo assaggia pure la mamma. Vediamo. Se no al massimo me lo mangio io, poi dopo gliene lascio un cucchiaino. Vediamo, perché mamma dice sempre no, no, queste sono cose dolci, io non me lo mangio tutto, va bene. Ci penso io a mangiarmelo, non c'è problema. Tanto io sono veramente golosa, io amo i dolci e questo è il problema. Io amo più i dolci che il salato. Poi, cos'altro vi posso dire? Per quanto riguarda le promozioni, all'Eurospin ho trovato anche la vaschettina da 500 grammi di ciliegie, che devo ammettere sono anche buone. Le ho prese ieri, le ho prese anche 2 giorni fa, a 1,99. Cioè 1,99 500 grammi di ciliegie, diciamo che si può fare. Avevo preso solo quello. Poi io di solito, quando vado all'Eurospin, prendo questa aloe vera disidratata a 99 centesimi, che mi piace un casino. In pratica sono 60 grammi di prodotto, aloe vera al 52%, poi zucchero, vabbè, conservanti, ok, origine Thailandia, vabbè. Questi scadono nel 2020, quindi ce n'è di tempo. Però a me quello mi piace. E con questo è tutto, vi saluto, ciao, alla prossima.